Salve ragazzi, buon martedì e bentornati a Video Game News, il TG di EveryEye.it che vi consente di tenervi sempre aggiornati in merito alle novità più importanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi di Drive Club. Il creative director del titolo ha infatti rivelato qualche informazione in più sulle personalizzazioni e sulle modalità. Si è scoperto che gli utenti potranno selezionare tipo e colore di vernice, stemmi e adesivi per le proprie vetture, mentre i puristi avranno la possibilità di rendere del tutto invisibile l'HUD e personalizzare a proprio piacimento il sistema di controllo. Presente anche una modalità chiamata Time Trial, nella quale verremo chiamati a sfrecciare in libertà su un circuito per poi pubblicare il nostro risultato nelle classifiche online. Riconfermato anche il Photo Mod, che però sarà reso disponibile solo poco dopo il lancio, fissato, lo ricordiamo, per l'8 ottobre in esclusiva su PlayStation 4. Tearaway è stato indubbiamente uno dei prodotti più interessanti ed apprezzati usciti in esclusiva su PS Vita. Molti sarebbero gli utenti interessati ad un sequel diretto del titolo sviluppato da Media Molecule e la Software House è stata interpellata al riguardo nel corso di una diretta streaming durante l'EGX 2014. La risposta non si è fatta attendere e la compagnia si è dimostrata abbastanza aperta alla possibilità di un seguito. Di questa ipotesi tuttavia si parlerebbe soltanto in futuro, in quanto adesso tutti gli sforzi degli sviluppatori sono concentrati su Tearaway Unfolded, che uscirà in esclusiva su PlayStation 4. PES 2014 e L'Ombra di Mordor sono due dei titoli multipiattaforma più interessanti di questa stagione autunnale. Sembra però che entrambi siano caratterizzati da problematiche non indifferenti per quanto riguarda l'aspetto puramente tecnico su Xbox One. Il gioco di calcio targato Konami infatti supporterà una risoluzione di 720p sulla console Microsoft rispetto ai 1080p garantiti su PlayStation 4. Gli utenti comunque non hanno perso tempo ad esporre tantissime lamentele e la compagnia giapponese ha già annunciato di aver contattato la casa di Redmond al fine di migliorare il risultato finale in tempo per il lancio del gioco. La situazione invece appare ben più strana con l'action game ambientato nell'universo del Signore degli Anelli. In mancanza di comunicazioni da parte di Warner Bros., molti giocatori e redazioni che sono entrati in possesso della versione Xbox One del titolo hanno confermato che il gioco gira ad una risoluzione di 720p a 30 frame al secondo, in contrapposizione ai 1080p e 60 frame al secondo della console rivale. Una differenza forse fin troppo marcata che potrebbe essere frutto di varie problematiche incontrate da Monolith Productions nel corso dello sviluppo. Square Enix ha annunciato ufficialmente che la versione occidentale di Final Fantasy Type-0 HD consentirà agli utenti di scegliere se utilizzare l'audio inglese o quello giapponese. Si tratta di una caratteristica che la compagnia nipponica ha inserito in alcuni dei suoi ultimi titoli, come Lightning Returns Final Fantasy XIII, riscontrando il favore unanime dei giocatori. Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 20 marzo del 2015 esclusivamente su PlayStation 4 ed Xbox One e che conterrà al suo interno un codice per scaricare la demo di Final Fantasy XV chiamata Episode Duskai. D4, Dark Dreams Don't Die è l'ultima fatica del game designer Swery65, pubblicata esclusivamente su Xbox One due settimane fa. Sembra però che le vendite del gioco in questo lasso di tempo siano state piuttosto deludenti. Lo sviluppatore ha rivelato su Twitter che se non ci sarà il supporto da parte dei fan, Microsoft non finanzierà più lo sviluppo di altri episodi per l'interessantissima avventura del papà di Deadly Premonition. Il pacchetto iniziale, che comprendeva il prologo insieme ai primi due capitoli, è stato acquistato soltanto da circa 10.000 persone in tutto il mondo, non risultando quindi un investimento conveniente per la casa di Redmond. E chiudiamo l'edizione odierna con le nostre consuete top e flop news. La top news va a Microsoft. Nella giornata di ieri Xbox One ha debuttato ufficialmente in Cina, risultando di fatto la prima console per videogiochi ad arrivare nel paese dopo un blocco durato ben 14 anni. Attenendosi alle prime foto pubblicate in rete, inoltre, parrebbe trattarsi di un successo in larga parte inaspettato. Anche se non abbiamo ancora dati ufficiali, il portale Kotaku ha pubblicato le foto di alcuni negozi cinesi che hanno visto file di persone molto lunghe per un lancio evidentemente più atteso di quanto le previsioni iniziali volessero far credere. Il flop di questa settimana va invece a Tecmo Koei. La divisione europea della compagnia ha confermato che Fatal Frame per Wii U non uscirà in Europa o negli Stati Uniti e che attualmente è da considerarsi come un'esclusiva del mercato giapponese. Non sappiamo se la situazione cambierà o meno nel corso del prossimo futuro, ma sembra che saremo comunque costretti ad attendere ancora molto per una localizzazione occidentale dell'interessante horror game. Con questa notizia per l'edizione di oggi, con il vostro TG Videoludico, ci vediamo come sempre venerdì prossimo. Ciao a tutti!